Che futuro hanno i giovani del nostro paese? Cosa fare dopo la laurea? Rimanere in Italia o fuggire all'estero? Lo chiediamo agli studenti delle università milanesi. Penso di cercare opportunità all'estero. Anche per l'impegno che sto mettendo negli studi, rischio quindi di non trovare un lavoro ben retribuito rispetto allo sforzo che sto facendo adesso, ai sacrifici che sto facendo. Proviamo a rimanere in Italia, ci provo. Credo di rimanere in Italia. Probabilmente sì, poi ci penserò più avanti. Ma prima cercherò qualcosa in Italia, poi se non c'è concorrenza con l'estero, valuterò anche quello. Spero all'estero, in realtà spero di andare in Inghilterra o in Spagna, perché penso che in Italia non ci siano buone prospettive per i giovani, soprattutto nel campo scientifico. Credo che andrò all'estero, perché mi interessa, faccio scienze politiche internazionali, quindi suppongo che andrò all'estero. Se ci fossero opportunità all'estero, penso che ne approfitterei. Anch'io estero. Cioè, io personalmente spero, viste anche le difficoltà che riscontro mio fratello più grande, secondo me il primo pensiero va all'estero. Poi stiamo a vedere, diciamo, viviamo la giornata. Anche se qui le prospettive non mi sembra che non ci siano. Devo rimanere in Italia per 3 mesi per fare l'esame di stato da medico chirurgo. Poi si vedrà, il futuro, soprattutto nella chirurgia, è da tutto da vedere. L'intenzione è quella di rimanere in Italia, perché sebbene la situazione possa sembrare difficile, io amo assolutamente il mio paese e soprattutto credo che il problema della fuga di cervelli, se tutti vanno all'estero, chi ci rimane qua a creare della produttività sia medica, quello che è il mio ambito, che è scientifica. Io sono pronto anche a trasferirmi all'estero, insomma dipende da dove trovo le opportunità, Italia o all'estero. Io sono anche ben contento di rimanere in Italia perché, come dire, amo l'Italia. Preferirei cercare delle opportunità all'estero, sinceramente, perché c'è più possibilità di trovare lavoro, anche io ho già avuto la possibilità di andare all'estero a studiare e trovo che sia meglio. Io in Italia. Sì, anche in Italia vorrei tornare in Sicilia, visto che sono originaria di là, quindi dare un contributo dopo aver effettuato questo percorso di studi qui a Milano. Io estero, sicuro. Penso che farò richiesta a Copenaghen per la specialistica. A me piacerebbe rimanere in Italia, però sono già la specialistica qui, quindi mi piacerebbe lavorare in Italia. Pensi che il nostro paese non dia spazio ai giovani? No, assolutamente. Non abbiamo spazio, non abbiamo occasioni, opportunità di muoverci, di fare qualcosa. Siamo uno dei paesi che offrono un'istruzione migliore in tutta Europa, in tutto il mondo. Siamo invidiati per questo, però dopo non lasciamo spazio ai giovani di trovare dei lavori redditizi. Cioè, da una parte la crisi ha tolto molte possibilità, d'altra parte chi ha il potere non se lo tiene ben stretto, anche se non ha le capacità, e quindi non lascia spazio a chi ha veramente delle potenzialità. Penso che sia investito molto poco sui giovani, a partire dall'università, dalle scuole superiori. Cioè, se c'è qualcosa su cui tagliare, di solito si sceglie sempre la ricerca o la scuola, e questa cosa sicuramente non giova molto all'Italia. Sicuramente dal punto di vista dell'ambiente universitario e dell'ambiente lavorativo ha fatto qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista universitario, perché ma anche scolastico in generale, insomma sono state fatte tante riforme, ma riforme sostanziali che proiettino anche gli studenti verso il mondo del lavoro. Non sono state fatte ancora adeguate riforme strutturali. Credo che forse sia anche un po' un fattore costante di ogni classe dirigente quella di essere un po' conservativa, no? Mi sembra un po' radicata a persone che ormai sono vetuste, quindi dovrebbe esserci un cambio generazionale. Beh, diciamo che il nostro paese è un paese storicamente governato da gente non giovane, quindi è vero difficile che nel futuro la situazione possa cambiare, anche per quello che penso di andarmene. Da grande ti piacerebbe fare il manager? No, non credo di essere capace, sono troppo buona. Non ho mai preso in considerazione, però se servisse all'azienda, se io avessi le capacità, perché no? No, non ci ho mai pensato a fare la manager, ho pensato a tutte altre strade. Però deve essere interessante come lavoro, quindi chissà. Sì, anche perché per quello che sto studiando ora credo sia la cosa per cui ci stiamo studiando e ci stiamo preparando. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Non lo so, stavo guardando delle postazioni delle Nazioni Unite per entrare come Young Program Officer, però è da vedere. Qualcosa che riguardi la ricerca? Vorrei lavorare comunque nell'ambito finanziario, assicurativo, bancario. Insegnare italiano all'estero magari.
Non lo so ancora di preciso. Diciamo che nel percorso di studi spero di trovare la mia strada, diciamo. Io studio giurisprudenza, l'avvocato è davvero difficile, sono aperto a qualsiasi cosa, anche perché non posso farlo schizzinoso. Cercherei un lavoro o in editoria oppure nel giornalismo. Io sto facendo economia per le imprese culturali, quindi mi piacerebbe diventare manager nell'ambito di aziende culturali.